Per la prima volta nella storia della politica, credo mondiale, mentre i dissidenti si confessano davanti alla città dicendo che questa è un'amministrazione morta, addormentata, inefficiente, cose che dicevamo noi, ci chiediamo come mai l'hanno detto dopo 4 anni e mezzo, ci potevano venire dalla nostra parte e avremmo fatto cadere subito Falco Madama e avremmo evitato i danni che ci sono stati. Comunque, ieri c'è stata una sfida perché il sindaco è venuto a sfidare i suoi per intimorirli, non lo so qual è stata la strategia. Il problema è che la città non può stare sotto questo scacco terrificante di chi non riesce a governare, non si sa autoregolamentare. Io ho detto semplicemente, se gentilmente Falco Madama ci fa la cortesia di dimettersi da solo, così ci evita questi 6 mesi di agonia, perché sarà un'agonia, voi lo immaginate che cosa c'è nelle segrete stanze, cioè sono tutti contro tutti, peraltro i consiglieri hanno candidamente detto, i dissidenti qua dice noi lo stiamo dicendo, ma i nostri colleghi dicono le stesse cose nelle stanze delle commissioni, che è la verità perché noi li sentiamo, quindi qua c'è una bomba che è già scattata. Siccome chi ne paga le conseguenze sono i cittadini, noi, ripeto, io ho chiesto al sindaco se gentilmente se ne va da solo, senza dimissione e cose, se ne va e ci lascia la città libera e poi la città vedrà chi dovrà votare, quale coalizione, quale candidato, eccetera, eccetera. La cosa più importante è la liberazione della città di Reggio Calabria. Reggio Calabria deve essere libera, non c'è più niente da dire. Praticamente sono tutti in rivolta, perché tutti quanti si sono resi conto che Falco Madama, con 4 amici dello studio suo, ha cercato di governare 2 enti importantissimi, ha fallito, non è riuscito a fare una cosa, dico una, non ha fatto le cose che doveva fare, non solo si è fermato, non ha fatto, ha distrutto quello che di buono la vecchia amministrazione aveva fatto, l'abbiamo detto, per recuperare il patrimonio edilizio avremmo recuperato quasi 300 milioni di euro. Ha distrutto i simboli del passato come il Waterfront, che era un'opera, uno skyline importantissimo, insomma, ha fatto una serie di danni. Ora, giustamente, i suoi lo dicono, ma lo dicono tardi, quindi adesso non c'è, cioè, sono colpevoli pure i suoi perché l'avrebbero dovuto dire prima. Ora Falco Madama in prossimità di campagna elettorale sta prendendo il direttore generale che non serve a niente a 6 mesi dalla scadenza. 2 o 3 giornalisti mi pare che abbia preso per cercare di creare specchietti per le allodole per la città. Si può andare avanti così, quindi questa agonia deve finire, perché chi ne paga le conseguenze? Perché mentre le altre città vanno avanti, mentre le altre città governano, mentre le altre città ovviamente cercano di portare grano verso la loro cascina, noi stiamo perdendo tutto quello che abbiamo. C'è un'emorragia mortale, quindi l'unica soluzione è o fare noi una mozione di sfiducia, anche per fare contare quelli della maggioranza, perché se quelli della maggioranza votano la mozione di sfiducia, che noi eventualmente possiamo fare se lui non si rimette da solo, e vedremo se loro si assumono la responsabilità, perché non possono dire siamo contro il sindaco e poi gli votano la mozione di fiducia. E cioè devono assumersi la responsabilità. Se il sindaco non va bene, noi lo diciamo, ripeto, da 4 anni, ma loro lo dicono ora, se ne deve andare prima possibile, perché andiamo a votare a maggio e cambiamo immediatamente l'amministrazione. Un evento, quello di ieri, particolarmente traumatico e significativo nella maggioranza. Che significato dà la minoranza a questo evento? Sicuramente è la certificazione del fallimento dell'amministrazione Falco Madama, e noi l'abbiamo detto per 4 anni e mezzo, finalmente adesso lo dice anche la sua stessa maggioranza, e lo dice con consiglieri di grande spessore. Parliamo del Presidente del Consiglio, parliamo dell'ex delegato alle cose popolari Minniti, che ha una grande esperienza, parliamo del consigliere Ruvolo, e l'espressione dei socialisti che esprimono l'attuale assessore al bilancio, parliamo anche del consigliere Quartuccio, ieri assente, che comunque rappresenta un'area della sinistra abbastanza importante. Beh, se loro hanno deciso di prendere le distanze dall'azione amministrativa del sindaco Falco Madama, vuol dire che veramente dopo 4 anni e mezzo sono stufi del mancato coinvolgimento dell'azione dormiente di questa amministrazione, che non ha portato nessun risultato in città. Noi come opposizione abbiamo sempre detto tutto quello che comunque loro avrebbero voluto dire, anche se un po' inibiti dalla presenza in sala, stranamente, sia del sindaco che del vice sindaco e anche di altri consiglieri fedelissimi al sindaco. Questa è anche un'azione storica, forse da un punto di vista politico anche un po' brutta, che dei consiglieri di maggioranza che esprimono insoddisfazione rispetto all'azione amministrativa del sindaco si ritrovano di fronte al sindaco quasi a mo' di sfida, a cercare di intimorire la loro azione di protesta. Beh, noi come opposizione cercheremo di dialogare anche con
gli stessi consiglieri per provare anche nelle sede delle commissioni consiliari di cercare intanto di vedere le carte del bilancio, perché alla fine quello che preoccupa ad oggi, a pochi giorni dall'approvazione del bilancio, è che nessuno di noi ha visto le carte, non le hanno viste neanche loro della maggioranza, quindi realmente la preoccupazione primaria è questa dello spettro del dissesto sul comune di Reggio Calabria. Dopodiché proveremo a chiedere al sindaco un atto d'amore verso la città, magari liberandola e dimettendosi da sindaco di Reggio Calabria. Ieri è successo qualcosa di veramente eclatante, quattro consiglieri, tre consiglieri più uno in videoconferenza della maggioranza hanno fatto una conferenza stampa al fine di poter evidenziare l'inadeguatezza dell'amministrazione Farcomatà, cioè quello che noi diciamo da 4 anni e mezzo ieri è stato palesato addirittura dai consiglieri stessi di maggioranza. E in politica ogni cosa deve essere centellinata, e se quattro consiglieri arrivano per l'appunto a dire pubblicamente, quindi non a manifestare nelle segrete stanze, ma a dirlo pubblicamente, è evidente che qualcosa si è rotto, è evidente che Farcomatà probabilmente non avrà più la maggioranza per quel che riguarda l'approvazione del bilancio. Perché? Perché evidentemente questi consiglieri hanno paura rispetto a quella che è stata la situazione creata dall'amministrazione Farcomatà, rispetto a dei numeri celati, rispetto appunto a delle verità non dette, e a nulla serve, veramente a nulla servono quei video che vengono pubblicati su Facebook da parte dell'attuale sindaco Falcomata al fine di rassicurare la gente, perché in realtà si scontrano con appunto l'evidenza che gli stessi suoi consiglieri di maggioranza, che dovrebbero saperne un po' di più, che dovrebbero conoscere un po' più la realtà, non hanno più fiducia e lo hanno dimostrato pubblicamente nei confronti di Falcomata e dell'amministrazione. Ecco, noi veramente diciamo che in questo momento la città non potrà andare avanti in questo modo ancora per 6 mesi e per 1 anno, e veramente servirebbe un gesto da parte di Falcomata che se ne andasse dall'amministrazione, perché non è più in grado di poter sostenere i numeri in consiglio comunale. Chiedere delle dimissioni? Assolutamente, laddove anche speriamo ci siano questi dissidenti che vogliono appoggiare le dimissioni, come è evidente appunto per quello che sta avvenendo, chiederemo le dimissioni di Falcomata, il sindaco.